Tutti parlano del centro giovani, nessuno parla dei giovani. Da Palazzo San Francesco continuano a ribadire, anzi a rimarcare, il tanto rumore per nulla, perché il centro giovani è stato chiuso di fatto dalla pandemia per la sospensione di tutte quelle attività legate ai centri di aggregazione. Nessuno sfratto, nessuna chiusura d'imperio, nessuna voglia di staccare la spina alla cooperativa, nonostante bisogna comunque fare un bando pubblico per la gestione, del luogo, precisamente. Ancora una volta da Palazzo San Francesco e quindi l'assessore al ramo Marina Bianco. Noi, dopo le polemiche, vogliamo dare la parola ai giovani per capire che cosa ha rappresentato il centro per la formazione di intere generazioni, che benefici ha portato, perché comunque quella porta è prima o poi va riaperta con tutte le attività connesse. Dietro questa porta, negli ultimi 4 anni, ho visto amici e amiche crescere insieme a me. Ho partecipato a riunioni e assemblee, abbiamo costruito partendo da zero feste e manifestazioni, tutto per esprimere il nostro dissenso, la nostra gioia, il nostro essere politicamente vivi. Ma adesso immaginare questa porta chiusa per tutti i ragazzi e le ragazze come me fa davvero male, e non solo perché questo è un torto a chi il centro giovani lo vive e l'ho vissuto in questi ultimi anni, ma soprattutto perché viene rubata un'opportunità a chi il centro Gio potrebbe viverlo in futuro, e questo è inaccettabile. Il centro giovani è sempre stato un luogo senza confini che ha visto nella relazione con l'altro un punto di forza per la costruzione di un reticolo solido che ha permesso a molti di rinascere o crearsi un'alternativa. Un posto stimolante per una crescita creativa di ogni soggettività che ci ha visti in qualche modo tornare per prenderci cura di quel reticolo e della nostra valle. Io in questo posto mi sono sentita decisamente viva e libera di essere, con la consapevolezza della realtà in cui viviamo. Penso che questo posto ha ancora bisogno di volti, ma credo sia più importante dirci che noi abbiamo ancora bisogno di quel posto. Il centro Gio è uno dei pochissimi spazi nella nostra città e nella nostra valle in cui ci è stato possibile in questi anni organizzare e partecipare ad attività come gruppo di scrittura, presentazione di libri e di fumetti, dibattiti e incontri sui temi più disparati, dall'ambiente alla questione delle aree interne, confrontandoci con altri della nostra generazione e facendo in questo modo la nostra parte come cittadini attivi di Sulmona e della Valle Peligna. Se pensate sia poco, riflettete su cosa significherà per altri che verranno dopo di noi crescere senza tutto questo.